E anche oggi siamo al Climatfest con Legambiente. Perché? Cosa ci fate al Climatfest e che cos'è Legambiente? Ok, Legambiente è un'associazione ambientalista che si occupa di tutela dell'ambiente da più di 40 anni e siamo al Climatfest ovviamente perché parlando di cambiamenti climatici, di giustizia climatica, ci sembra un posto adatto a portare i nostri temi e a relazionarci anche con le altre associazioni in realtà che si occupano di questo. Quest'anno il tema che ci piace portare al Climatfest è il tema delle energie rinnovabili. Noi riteniamo che una transizione ecologica giusta possa avvenire solo attraverso uno sviluppo delle rinnovabili, quindi ci teniamo a portare questa posizione in maniera anche con la nostra storia, la nostra esperienza, la nostra competenza al Climatfest e ovviamente poi portiamo anche tutte le altre attività che seguiamo come Legambiente, che sono davvero tante. Voi come Legambiente organizzate degli eventi, avete dei progetti, volete parlarcene? Sì, allora uno dei progetti che stiamo portando avanti è lo Sportello Energia, un progetto che fa parte dell'ambito di Life Claim Action. Questo qui partecipa la Regione Lombardia e altre regioni italiane. L'obiettivo è appunto divulgare il più possibile buone pratiche in virtù dell'energia sostenibile. Ci potete scrivere a sportelloenergia@legambientelombardia.it e siamo attivi tutti i martedì online dalle 15 alle 19 e invece diciamo in presenza tutti i giovedì dalle 16 alle 19 in cascina nascosta Parco Sempione per rispondere diciamo a queste domande, questi dubbi. Perfetto, tra l'altro Legambiente organizza anche delle campagne, ci vuoi dire qualcosa? Sì, allora la campagna storica è Puliamo il Mondo, che di solito si tiene in autunno ed è una campagna che comunque coinvolge tutti i comuni sia lombardi che nazionali ed è su base volontaria, per cui basta iscriversi al sito oppure basta presentarsi nei punti di riferimento dove si fanno queste attività. E principalmente è un'attività che coinvolge i parchi nazionali e principalmente si va a andarli a pulire e sistemare, fare manutenzione, fare diciamo tutte quelle attività per rendere comunque i parchi e la città più vivibili e più pulite. E ci sono in programma questi eventi, questi progetti? Allora, sì, adesso ci sono eventi privati con le aziende in questo periodo, però diciamo il grosso comunque che coinvolge più la popolazione si terrà comunque in autunno verso settembre-ottobre. Ci sono già delle date specifiche oppure no? Non mi pare che ci siano date specifiche. Allora, Puliamo il Mondo, cioè la data ufficiale è sempre l'ultimo weekend di settembre, quindi venerdì, sabato e domenica in tutta Italia ci sono tantissime iniziative di pulizia, quindi di volontariato attivo con i cittadini. Poi potete comunque andare sul sito di Legambiente o il sito di Legambiente Lombardia, che è legambientelombardia.it, per trovare magari il gruppo locale più vicino a voi e contattarlo per vedere le miliardi di iniziative che ci sono su tutto il territorio in qualunque periodo dell'anno. Un'iniziativa a cui tengo particolarmente, si terrà domenica prossima 12 giugno in Cascina Nascosta a Milano presso il Parco Sempione, si chiama Young Climate Hackathon, è tutta una giornata dedicata alla crisi climatica e agli strumenti, le modalità e le soluzioni per affrontarla, è una giornata dedicata ai giovani, alle giovani attiviste e sarà un momento in cui ci confronteremo sui temi della crisi climatica in maniera non formale e lavoreremo per trovare delle soluzioni concrete a queste problematiche. Per iscrivervi, ci sono ancora pochissimi posti, le iscrizioni si chiudono stasera, potete andare sui social di Legambiente Lombardia, sia su Facebook sia su Instagram e iscrivervi. Grazie. Voi di Legambiente, pensate che Milano sia una città sostenibile? Beh sì, diciamo rispetto ad altre città, comunque a un livello sia di servizi che la persona sia anche magari di mezzi migliori rispetto magari ad altre città. Per cui diciamo, poi sta permettendo comunque anche grazie alle piste ciclabili e a un servizio comunque, una rete che permette comunque lo sviluppo di strutture ecosostenibili e strutture pulite, diciamo. E cosa si potrebbe fare appunto dal punto di vista della sostenibilità per migliorare la città di Milano? Ma allora guarda, a parte tutti i progetti che noi promuoviamo, campagne, l'abbiamo visto, il coinvolgimento dei giovani sicuramente è una cosa fondamentale. Milano può essere presa come esempio, però sicuramente c'è sempre da migliorare.
Perfetto, la pensa allo stesso modo oppure no? Allora no, sì, c'è sempre da migliorare, facciamo un esempio, non lo so, i negozi con le porte aperte tutto l'inverno e tutta l'estate, questo è per esempio un piccolo esempio che in realtà di qualcosa che si dovrebbe fare per ridurre l'energia che utilizziamo, sicuramente investire sulla riqualificazione energetica degli edifici, quindi c'è della strada da percorrere, però è vero che Milano ha messo in piedi anche delle iniziative positive, ecco, per la riduzione del nostro impatto. Speriamo che ne metta sempre più in campo queste. Assolutamente. E invece i piccoli gesti quotidiani quali possono essere appunto per migliorare questa drammatica situazione? Allora, piccoli gesti quotidiani sono tantissimi, si deve cominciare anche solo cominciare da qualcosa, e riguardano, diciamo, tutti i settori della nostra vita, dalle scelte che facciamo quando mangiamo, quindi l'alimentazione sappiamo che è un tema fondamentale e i suoi impatti sono degli impatti enormi sia per quanto riguarda la crisi climatica ma per le altre crisi, diciamo, che l'ambiente sta vivendo, quindi la crisi della biodiversità piuttosto che altre, il consumo di suolo eccetera. Quindi voi promuovete anche l'alimentazione plant-based oppure a chilometro zero? In cosa consiste questa vostra promozione appunto? Allora, noi ci rifacciamo, esatto, agli studi per esempio della rivista Lancet, per cui è una dieta che fa bene all'ambiente, è una dieta che fa bene anche alla nostra salute. Siamo in Italia, siamo fortunati, c'è la dieta mediterranea che nella sua origine in realtà sarebbe una dieta molto varia, dove c'è una ricchezza di legumi, una ricchezza di vegetali, tali da non farci sentire tristi perché magari non mangiamo la carne, non mangiamo i formaggi, ma ne mangiamo in quantità ovviamente limitata. E mangiamo molto di più invece cibi di origine vegetale. Questo va accompagnato ovviamente a un'attenzione a come vengono allevati gli animali, come vengono coltivati e dove vengono coltivati le verdure e la frutta, e quindi i criteri sono tanti, però da qualcosa si deve pur cominciare. Invece appunto altre piccole accortezze quali possono essere oltre alla dieta? Allora, le accortezze riguardano come ci muoviamo ovviamente. A Milano siamo anche fortunati perché possiamo muoverci in maniera molto facile, esatto, con la bicicletta, i mezzi funzionano, quindi in realtà ci consideriamo fortunati e quindi incentiviamo sicuramente l'utilizzo di una mobilità sostenibile, questo sicuramente. Attenzione che possiamo fare anche nel come gestiamo la nostra casa, quindi da come la puliamo, i detersivi che utilizziamo, quanto la puliamo, come usiamo i nostri elettrodomestici, come li scegliamo quando li compriamo, quindi come consumiamo l'energia. Attenzione ai vestiti che indossiamo, quindi veramente ogni ambito della nostra vita richiederebbe comunque un'attenzione anche piccola per impattare in maniera minore. Chiaramente la consapevolezza è un passo importantissimo, non vogliamo dire che è responsabilità solo dell'individuo. Quello che possiamo fare è essere attivi, farci sentire, partecipare alle manifestazioni, alle mobilitazioni per fare sentire alla grande voce che comunque le persone chiedono un cambiamento, una rievoluzione, diciamo così, perché i tempi sono insomma emergenziali, quindi bisogna muoversi. Bisogna intervenire quindi. Allora, grazie mille, da Legambiente è tutto, alla prossima. Grazie.